Siamo riuniti per decidere quali iniziative intraprendere a seguito della gravissima situazione economico-finanziaria prevista e preannunciata e delle prevedibili conseguenze che potrà avere sull'intero assetto dell'area radicale, così da cercare di scongiurare l'unica opzione oggi possibile, la cessazione delle attività. In sintesi, ci troviamo di fronte ad alcuni dati oggettivi. Il Partito Radicale chiuderà il 2013 con un passivo di 830.000 euro. Allo Stato non ha pagato ai dipendenti 3 mensilità, mentre ne è già maturata una quarta. A struttura invariata, senza attività politica propria e se si dovesse confermare l'autofinanziamento proprio e da iscrizioni a pacchetto, chiuderebbe il 2014 con un passivo accumulato prevedibile di almeno 1.400.000 euro. Quest'ultima è solo un'ipotesi teorica, non avendo di già alcuna possibilità operativa. La lista Pannella chiuderà il 2013 con un passivo accumulato di 677.000 euro e nel 2014 non sono previste entrate. La TAS chiuderà il 2013 con un passivo accumulato di 287.000 euro, allo Stato non ha pagato ai dipendenti 4 mensilità, mentre ne è già maturata una quinta. A struttura invariata e se si dovesse confermare la previsione di non avere entrate, chiuderebbe il 2014 con un passivo accumulato prevedibile di 900.000 euro. Anche questa è solo un'ipotesi teorica, non avendo anche la TAS di già alcuna possibilità operativa. In conclusione, come ho avuto modo di dire, dal punto di vista economico-finanziario, il Partito Radicale, per uscire da questa situazione, dovrebbe operare una soluzione di continuità. Volevo dire a Vasco, ricordiamoci tutti e due di come ci siamo, direi fisicamente, visti e conosciuti in che occasione. Era appunto in un carcere e forse io credo sarebbe importante anche per Vasco che lui in qualche misura si assumesse la responsabilità di rendere più forte quello che è l'oggetto appunto di una sua fedele espressione di adesione e di sostegno. Perché devo dirtelo, Vasco, mi manchi un po' da questo punto di vista e vorrei dire a te e a tanti altri come te, abbiamo bisogno non a livello drammatico-retorico, ma di aiuto, aiuto pur e semplicemente.